Nona giornata del girone B di promozione. Si sfidano i padroni di casa del Baiardo e la Ronchesa. I neroverdi sono la quarta forza del campionato a 14 punti e seguono a ruota il Serra Ricò primo a 16. E non ha ancora perso sul suo campo e quindi spererà di raccogliere il bottino pieno oggi. Dall'altra parte la Ronchese, al limite della zona playout a 9 punti, frutto di una sola vittoria, una sconfitta e ben 6 pareggi, che con soli 4 gol segnati ne fanno una squadra quadrata ma incapace di offendere. Partita subito spumeggiante col Baiardo che parte in quarta. La prima occasione di Gatto. Dalla distanza il classe 97 esplode un tiro potentissimo che si stampa sulla traversa. Minuto 21, Angotti scatta sulla linea del fuorigioco e si trova tu per tu col portiere, ma la sua conclusione è centrale proprio addosso a Orzo, che riesce a respingere. Baiardo ancora in avanti qui. Prima occasione anche per la Ronchese, Rossi in becca a Camera, che si infila tra i due difensori con velocità, ma la sua conclusione è debole, nessun problema per Belloro. Il match si assopisce nel finale, il Baiardo non riesce più a infilarsi nell'esperta difesa rossoblù e gli ospiti dimostrano ancora la sterilità del proprio attacco. Andiamo con l'immagine alla seconda frazione. Azione immediata dei rossoblù al primo minuto, palla persa sulla fascia dai padroni di casa. Rossi ne approfitta e punta l'area di rigore. Tiro potentissimo sul primo palo che l'estremo difensore respinge. Passano 20 minuti di partita bloccata dalla rocciosa difesa della Ronchese e il risultato finalmente si sblocca proprio a favore dei rossoblù con Morando che si inventa un tiro bellissimo da fuori area. Col destro trova lo spazio e insacca in rete. Gran gesto tecnico del numero 10 che apre le marcature. Partita che si infiamma dopo il gol. Il Baiardo non ci sta e spinge furiosamente per trovare il gol. Incursione pericolosa di Crosetti che lascia partire il tiro ma la sfera colpisce il legno superiore ed esce. Neroverdi sbilanciati e Ronchese che prova a infilarsi in contropiede. In velocità viene servito l'attacco degli ospiti, ma Belloro respinge coi piedi. Neroverdi che continua a pressare e trovano due occasioni sulla testa di Boschini. Prima su calcio di punizione battuto da Rattini col numero 5 che si gira bene ma la sfera colpisce nuovamente il legno. E dopo un minuto su calcio d'angolo si coordina di nuovo bene e schiaccia con sicurezza ma Orzo dice no. Non c'è più tempo e si chiude qui il match. Vittoria sofferta dalla Ronchese che passa per una lunghezza nel campo del Baiardo.